È una fiera amatissima, è una fiera che è iniziata nel XIV-XV secolo e ad oggi ci ritroviamo con una delle più importanti, secondo me oggi, a livello del Marcantone. Insomma, in questi 3 giorni Anio è l'ombelico del Marcantone. Ecco, cosa rappresenta questa manifestazione, oltre che per Agno, ma per l'intero territorio? Perché richiama tantissima Ah beh, gente. sicuramente è un momento di condivisione e di incontro per tutta la cittadinanza di Agno e per tutta la popolazione del Marcantone. È un momento che arriva dopo l'inverno e che preannuncia la primavera e quindi la gente ha veramente tanta voglia di stare assieme, di ritrovarsi qui nel centro del nostro borgo e fare festa e stare in buona compagnia. Raviolo di San Provino, di fatto il raviolo è un tortello dolce con un ripieno di prugne, c'è cioè dell'amaretto, zucchero e poi un pizzico di liquore come il maraschino e il cedro. E poi c'è ancora una parte della ricetta che rimane ben custodita all'interno delle famiglie di Agno. Sabato abbiamo la messa con la processione per dedicare a lui questi 3 giorni. Allora, il ricavato della vendita del raviolo chiaramente va anche a delle associazioni, rimane una buona parte per coprire i costi e basta, diciamo. Quindi il sindaco fin da ragazzino faceva il raviolo? Esatto, io sono nato e cresciuto ad Agno, quindi i primi tempi li ho vissuti da bambino sulle giostre e poi ho cominciato a seguire mio papà nel produrli e nel friggerli. Appuntamento all'anno prossimo? Sicuramente, e con il bel tempo. Da dove viene? Valle del Legno. Casearia e salumeria. Formaggi particolari? Formagella, specialità. Io ho parlato con nome? Sira. Benissimo. Buongiorno, Sira. Buongiorno intanto, siamo di Lugano, in via Trevano 80, un negozio che si chiama La Bottega dell'Intollerante e trattiamo articoli biologici per intolleranti, quindi senza glutine, senza latte, senza uova e anche prodotti per vegani e articoli per la casa sempre naturali. In particolare abbiamo queste creme al cacao, piuttosto che pistacchio o nocciola, al 100% genuine, senza latte, anche senza olio di palma, nessun altro olio grasso aggiunto, niente coloranti, niente conservanti. Ivana Zoppi e abito ad Agno. Ho un cugino sacerdote diocesano, missionario in Venezuela, che in questo momento sta passando veramente un periodo difficile per corruzioni e politica varia di cui tutti sarete a conoscenza, e organizziamo questa vendita a favore di questo sacerdote. Abbiamo oggetti molto interessanti, di riciclo, e un aiuto ci farebbe sempre comodo. Walter. Walter, quanti anni ha, mi ha detto? Me lo vuole dire oppure lo teniamo Sì, no, segreto? tra 8 mesi compie 90. Bellissimo! E San Provino? È bello? È sempre Sono venuto? di Agno io. È di Agno, quindi è sempre venuto fin da bambino? E cosa trova che è cambiato? Trovo, insomma, la compagnia è difficile. Ma però l'abbiamo ancora, eh. Tutte le mattine noi ci troviamo a bere il caffè, un po' d'acqua, un po' da qualche cosa e stiamo bene. Come, è una gira tecnica, magari. L'altro giorno era in processione umana canaia, a che c'ha la candela sci, l'altra sera, Sì, da passava il mare. San Provino. Mi invece io anche in giro con il mandadre, come mio zio, mico il mandadre a sta con me che ciao e viaggio, se mico in manco i cosi. No, mica. La composizione, mandadre, la Se pulisci. composizione. È sempre presente a San Provino, come ogni anno, col bel tempo e quindi auguri a tutti una giornata.